Bentornati amici di Army Magazine. Oggi iniziamo una nuova serie di brevi clip in cui rispondiamo ai vostri quesiti legali. In redazione arrivano veramente tante email e anche lettere di lettori e appassionati che nutrono molti dubbi riguardo la normativa inerente al mondo delle armi e delle munizioni. Il nostro collaboratore, l'amico Fabio, l'avvocato Fabio Ferrari, risponde sulla rivista ogni mese a molti quesiti dei lettori. In questi clip vorremmo affrontare degli argomenti specifici in modo da dare delle risposte chiare e semplici. Il primo argomento che vorremmo affrontare è sul numero di armi e sul tipo di armi che si possono detenere in denuncia. Fabio, riusciamo a fare chiarezza su questo argomento? Ci proviamo. Buongiorno a tutti. Allora, escludiamo, per semplificare l'argomento, le armi che non sono detenibili, quindi tutte le armi che possono rientrare nel novero delle armi da guerra o tipo guerra, quindi limitandoci effettivamente alle armi comuni e ai sottotipi delle armi per uso venatorio, dette anche armi da caccia, e delle armi sportive. Tralascerei anche dal novero di queste armi tutto quello che viene ricompreso nelle licenze per collezione, che ricordiamo nel nostro sistema normativo sono due. La più comune è la licenza per collezionare armi comuni da sparo e l'altra è invece per la collezione di armi antiche, artistiche o rare, che chiaramente è di gran lunga inferiore anche come fruitori, che sono argomenti che, se necessario, andrebbero trattati separatamente, anche per economia del Lo video, faremo più avanti, lo certo. faremo sicuro. È la legge che stabilisce quante armi si possono detenere. È invece il singolo detentore, quindi il proprietario, il fruitore, che decide cosa comprare, cosa mettersi in casa, restando nel novero della legge. Di recente, una delle ultime modifiche, neanche proprio recente perché oramai sono parecchi anni che è, però in ordine di tempo è l'ultima, ha aumentato, raddoppiandolo, il numero delle armi sportive, che è tipicamente un'invenzione italiana, in quanto non esiste in altre realtà giuridiche. Noi le abbiamo e per ora ce le dobbiamo tenere. Erano 6 armi sportive, voglio ricordare che da quella modifica, oramai ampiamente entrata in vigore e recepita da tutti, sono diventate 12, quindi un numero non indifferente che di fatto ha tolto dal guai un sacco di detentori, perché altrimenti erano costretti a fare la licenza di collezione, perché le superavano. È rimasto invece invariato il numero delle armi comuni, 3. Sono poche, sono tante, a mio avviso sono poche. Un numero arbitrario, È un secondo numero te? arbitrario come il 6 e come il 12, d'accordo, però sono ancora 3. Le armi invece, tra virgolette, da caccia, ossia le armi che rientrano per il prelievo venatorio secondo la legge sulla caccia, anche qui ci sarebbe molto da dire se è giusto che sia la legge sulla caccia piuttosto che non la legge sulle armi a stabilire questo, ad individuare quindi questi limiti, godono ancora dell'esenzione dal numero, dal che si evince che le armi da caccia sono detenibili in numero illimitato. Limitato. E chi decide se un'arma è sportiva o comune o da caccia è il banco di prova, giusto, Fabio? Bisogna fare riferimento per le armi non antiche, ma comunque datate, e per le armi, tra virgolette, che possiamo chiamare vintage di qualche decennio fa, alle schede del catalogo. Il catalogo oramai è stato abolito, quindi per buona parte dei vecchi e nuovi modelli è subentrato sempre il banco prova, però non esiste più la Commissione Permanente per il Controllo delle Armi a Roma, quindi fa tutto il banco prova ed è lui a decidere con una procedura che si chiama classificazione e contempla delle schede anch'essa, consultabili sul sito del banco prova. Quale arma rientra nelle armi sportive soprattutto? Poi l'arma da caccia e le caratteristiche sono illustrate,
dai mezzi per il prelievo venatorio, di cui l'articolo 13 della legge sulla caccia, le altre, quelle che non sono toccate, diciamo, da queste, possiamo chiamarle eccezioni, restano armi comuni da sparo. Okay. Comunque, a ogni modo, in ogni nostra prova che pubblichiamo sulla rivista, nella scheda tecnica indichiamo la natura dell'arma, se sì, comune, sportiva o da caccia, quindi sì, lì diamo una risposta. Talvolta vedo, e anch'io, siccome io faccio anche numerosi test di armi, oltre che rispondere sul comparto legale, talvolta viene addirittura aggiunto il numero di riferimento della scheda, il codice di riferimento giusto della scheda di classificazione, proprio per rendere più facile, nel caso dovesse servire, individuare esattamente il tipo di arma, che ovviamente quando è acquistata in armeria ci pensa tutto, dovrebbe fare tutto l'armiero, l'armaiolo. Quando è acquistato tra i privati potrebbe esserci ancora qualche dubbio. Classificazione del banco, che sarà argomento sicuramente di una prossima clip che faremo nell'immediato futuro. Nel frattempo grazie Fabio. Grazie a tutti voi. Ci vediamo alla prossima puntata.